Oggi in Cucina con Gerra prepariamo la pasta al pomodoro, un classico italiano, semplice e veloce. Vediamo subito come si fa. Abbiamo due modi per farlo, o con i pelati, un processo un po' più lungo, o con la passata. Gli ingredienti saranno pasta, pelati, passata di pomodoro, uno spicchio d'aglio, olio evo, un pizzico di sale, rosmarino in polvere o a foglie, foglie di basilico e santoreggia in polvere. Cominciamo scaldando un filo d'olio in una pentola e quando sarà ben caldo aggiungiamo lo spicchio d'aglio. Aggiungiamo la passata e lasciamo cuocere il tutto fino a che non sobbollirà. Uniamo il basilico, il sale, la santoreggia e il rosmarino. Buttiamo giù la pasta in abbondante acqua bollente e una volta cotta uniamola al sugo. Impiattiamo e serviamo. Cominciamo scaldando un filo d'olio in una pentola e quando sarà ben caldo aggiungiamo lo spicchio d'aglio. Uniamo i pelati e lasciamo cuocere il nostro sugo a fuoco bassissimo per circa un'ora. Uniamo il basilico, il sale, la santoreggia e il rosmarino. Quando sobbollirà dolcemente, togliamo l'aglio e passiamo i pelati in un passaverdure. Il passaverdure schiaccerà i pelati, eliminerà le bucce, così da creare una vera e propria salsa, la nostra salsa al pomodoro. Buttiamo giù la pasta in abbondante acqua bollente e una volta cotta uniamola al sugo. Impiattiamo e serviamo. La nostra pasta al pomodoro è pronta, fatta sia in un modo che nell'altro.